danno alla testa. Altrimenti non saprei spiegargli perché tu mi abbia fatto disturbare da Henry, sapendo che tu sai. Te l'avevo detto che dovevo parlarti. E proprio in questa stanza ho un figlio. Perché è la stanza di papà. Al finistero. È meglio che ti siedi. Se sei comoda, potrai cominciare a spiegarmi. Immagino che Henry ti avrà detto che sono andata da Albert Peter mentre tu eri via. Sì. E mi è parso strano. Non succede mai che rimani a dormire dai tuoi amici. Come mai ti è venuta un'idea simile? Infatti, non l'ho avuta. Vuoi dire che non sei andata da loro? No. E dove sei andata? A New York. Avevo sospettato qualcosa ultimamente. Scusa che siano fuori per tutti i viaggi a New York l'anno passato, che non ho ammalato, eccetera, lo so che è stato ammalato e che tu ti fermavi da lui. Ma ultimamente avevo cominciato a sospettare che non era questa la ragione vera. E adesso ne ho le prove. Perché mi sono accostata davanti alla casa del nonno e ti ho seguita. E ho visto che ti sei incontrata con Brent. Ebbene, e con questo? Te l'avevo detto io stessa che l'avevo incontrato casualmente. Sei andata nella sua stanza. Mi aveva detto che voleva farmi conoscere una sua amica. Una signora. E siamo andate appunto in casa di lei. Mi sono informata dalla portinaia. Brent ha affittato la stanza sotto falso nome. Ma l'ha riconosciuto dalla descrizione che gli ho fatto. E mi ha detto che ci sei andata spesso l'anno scorso. Era la prima volta in vita mia. Brent aveva tanto insistito. Mi aveva detto che voleva parlare di te. Voleva che l'aiutassi ad avvicinare tuo padre. Come puoi mentire fino a questo punto? Come puoi essere così vile da servirti di me per nascondere il tuo adulterio? Vile! Il tuo adulterio! Niente affatto! Smetti! Sono venuta di sopra. Ho udito che mi dicevi ti amo, Ada, me lo baciavi. Sei vile e svergognata. Lo dico anche se sei mia madre. Sapevo. Sapevo che mi odiavi, Dina. Ma non fino a questo punto. E vabbè. Amo Ada. Che cosa vuol dire? Come puoi dire una cosa simile senza un'ombra di vergogna? Il pensiero di papà non dispera nemmeno. Papà, che è così buono, che si fida di te. No, come hai potuto fargli questo? Come hai potuto? Capirei, se tu fossi la moglie di un uomo che odi, non dire una cosa simile davanti a lui. Non voglio sentire. Mi devi ascoltare invece. Ti parlo da donna a donna adesso, non da madre a figlia. Questo rapporto non ha alcun senso. Mi hai chiamata vile e svergognata. Ebbene, voglio che tu sappia che proprio così mi sono sentita per più di 20 anni dando mio corpo a un uomo che non... Smettili di queste cose! Lasciami andare! Dunque l'hai sempre odiato, papà. No. Non lo amavo. Prima di sposarmi. Pare incredibile adesso. Era bello. Nella sua uniforme da tenente. Era silenzioso, misterioso e romantico. Ma ben presto il matrimonio cambiò romanzo e disgusto. E così, io sono nata dal tuo disgusto. L'ho sempre pensato, mamma, fin da piccola. Quando ti correvo incontro piena d'amore e tu mi respingevi. L'ho sentito fin da quando riesco a ricordare il tuo disgusto. Oh, ti odio! È più che giusto che ti odio! Ho cercato di volerti bene. Io mi dicevo che era disumano. Non amare la mia bambina. La creatura nata dalla mia carne, ma non sono mai riuscita a liberarmi dall'idea che tu fossi nata soltanto dalla sua carne. Sei stata il costante ricordo della mia prima notte di nozze e della luna di miele. Non dire queste cose! Come puoi essere così? Però lo amavo. Perché non hai odiato anche lui? Perché per allora ero riuscita a rassegnarmi, per sopravvivere. E per quasi tutto il tempo che fu incinta di lui, tuo padre era nel Messico. L'avevo dimenticato. E quando Arlo nacque, mi parve che fosse soltanto figlio mio. Soltanto io. E l'ho amato per questo. L'ho amato finché non si è lasciato suggestionare da te e da tuo padre per andare in guerra. Senza ascoltare le mie preghiere di non lasciarmi sola. Lo so benissimo che la sua partenza la devo principalmente a te, figlia! È un mezzo e doveva andare. Se ne
sarebbe pentito per tutto il resto della sua vita se non fosse andato. Ma io gli voglio più bene. Ho sempre pensato a lui. Spero di rendere conto che non mi sarei mai innamorata di altri se Olio fosse rimasto con me. Partito lui non mi era rimasto nulla. Soltanto Olio. E desiderio di vederlo. E un gran bisogno di me. Fu allora che con il piano vidi che mi amava. Non è vero che ti ama. Per lui tu rappresenti soltanto la sua vendetta contro papà. Lo sai chi è in realtà? È il figlio di quella misera serva che il nonno buttò fuori di casa. Hai scoperto anche questo? Credevi di schiacciarmi con questa rivelazione. Ebbene, l'ho sempre saputo. Me lo disse lui stesso, dichiarandomi sua come. Oh, e immagino che sapere chi era abbia...